Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme questa canzone delle vibrazioni dedicato a te. È un po' vecchiotta, però è un pezzo molto bello e la parte di basso anch'essa è molto bella. Abbiamo infatti anche questo obbligato in cui il basso va a fare proprio la parte della melodia, cosa abbastanza rara nel pop italiano. E quindi andiamo a vederla, ci sono diversi spunti interessanti. Allora, la parte comincia, questa, appunto, questo obbligato, inizia con queste note di base. Abbiamo il La, Si, Do e Re. Queste sono le note di base. Poi andiamo a mettere delle note di abbellimento che agganciano un accordo all'altro. Allora, andiamo a vedere, quindi il La prendiamo al tasto 7 della corda di Re, questa corda di Re è tasto 7, appoggiamo la sua quinta che è il Mi, sempre al tasto 7 della corda di La. Quindi facciamo La, Mi, La prima di andare sul Si. Sul Si faremo Si, La, Si per andare sul Do. Sul Do faremo Do, Si, Do e cadiamo sul Re. Io faccio tutto a mano ferma, quindi primo dito con il La, terzo dito con il Si, quarto dito con il Do. Poi vado sul Re sulla corda di Sol e andiamo a inserire. Prima di cadere sul Re, quello più grave, tasto 5 della corda di La, andiamo a inserire un Emmeron, questa acciaccatura fatta con l'Emmeron sul Mi acuto dal Re e cadiamo sul Re grave. Poi andiamo sul Mi. Anche qua sul Mi andiamo a mettere la sua ottava con questa acciaccatura Emmeron, chiamala come preferisci. Poi possiamo mettere o un altro Mi per ripartire, viene fatto due volte, oppure anche un Si ci sta bene per ritornare sul La per la seconda frase. Andiamo a sentire invece adesso la strofa. Allora, andiamo a prenderla. Io utilizzo Moisys dove possiamo, tra l'altro, ecco una cosa carina, prendiamo solo basso e batteria, così sentiamo proprio cosa fa il basso. Ok, questo è solo il raccordo, poi parte con la strofa. È questa. In pratica partiamo con un La grave. Qua senti l'aggancio cassa e basso. Aspettiamo, partiamo. Tan, 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 la, si, si, do, do, re, mi, re. Il mi è di passaggio, quindi abbiamo la, si, do, re, mi. E poi rimette il Re, poi cade di nuovo sul Mi. Andiamo a suonarlo insieme. Do, Mi, Re. Anche carino qua il gioco. Re, pa, pa, pam. Ascoltalo. Mi. Bello, Mi. Va a appoggiarci anche il Mi, quindi quello acuto prima e poi va a mettere il basso. Dopo dovrebbe proseguire, questa è la strofa. Ah no, qua cade, scusami, questa era la strofa e cade subito sul ritornello. Il ritornello, ah, tra l'altro, una cosa ancora carina della strofa. Se andiamo a inserire le chitarre.
Il basso sale, la si do re, mentre invece la melodia della voce della chitarra sono discendenti, quindi creano questo effetto molto carino. Andiamo poi sul ritornello. Che poi ripeterà. Cosa va a fare il ritornello? Do, si, la, sol, fa. E poi ritorna al sol la prima volta, la seconda volta invece va sul mi. Ascoltiamo bene il ritmo. Andiamo a togliere la chitarra e fa un ta-ta, lascia la seconda nota lunga. Li fa lungo con la cassa. Ascolta qua che carino anche il doppio mi che va a mettere, va a prendere l'acuto con il basso. Prende il mi acuto e il mi a vuoto. Questa cosa si fa molto spesso ed è molto carina. Quindi, questo è il ritornello. Dopo va sull'obbligato e bene o male sta su queste tre parti qua principalmente. Poi va a fare alcune variazioni. Ad esempio, quando riparte la strofa, adesso vediamo se riesco ad andarla a prendere. Parte con un ritmo diverso in ottavi, ma lo fa solo subito dopo questo special. Allora, questa è la strofa di prima, solo che qua la prende proprio tum 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 tum, va a seguire sempre quello che fa la batteria. La si do re mi re. Qua ritorna sulla ritmica, quella di prima, sempre strofa. Ricade sul ritornello e poi qua gioca sempre ritornello e special dove esce il basso. Anche il ponte, il bridge, in realtà è una cosa molto semplice, sono solo due battute, mi sembra re e sol. Qua è quando finisce la parte di basso, questo è lo special, re, sol. Prima di ricadere di nuovo su un doppio ritornello. Qua possiamo andarle a suonare con degli ottavi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ritornello. Eccetera, eccetera. Poi per il finale va ancora a mettere due frasette, tra l'altro molto belle con qualche variazione. Ti faccio sentire come la suono io, come mi sembra di sentire che la suoni anche lui. Allora, vediamo se riesco a prenderla. Ecco qua. Io qua ci sento un bicordo. Sento che il re lui va a prendere sull'acuto, mette il fa, che è la terza minore, e poi potrebbe prendere un re o a vuoto, oppure ancora meglio questo. Poi va a mettere il mi. Basso e poi sul mi mette di nuovo questo bicordo. Prova a farci caso. Ripeti.
volete. Finale, la chitarra va, il pezzo era tutto in la minore e la chitarra va a mettere un bel la maggiore. Il basso mette soltanto il la acuto e l'ottava più grave di là. Bene, spero che questo tutorial ti sia piaciuto, ti sia stato utile e noi ci vediamo poi al prossimo video. Ciao, a presto!